Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Con tanto di... Mi levo? Sono qua. Allora, in questo momento sono effettivamente in lingerie. Beh, in realtà una lingerie è falsa perché sono con una magliettina e in lingerie. Perché sto per rifare la seconda andata di autoabbronzante che, come vedete qui, ha funzionato, ma mi sono lasciata una macchia. Però mi sono arrivate anche delle cose nuove, ma aspettate, c'è tempo per parlarne. Allora, oggi sto iniziando questo vlog perché è da un sacco di tempo che mi state chiedendo di parlarvi della mia nuova alimentazione praticamente e di fare, perché no, anche uno svuota spesa. Perché io li svuota spesa in realtà li faccio di solito a modo mio. Ho sempre fatto questi svuota spesa come si dice, a modo mio, nel senso non ci ho mai dedicato un video vero e proprio per fare lo svuota spesa e nemmeno in questo caso lo farò, però ho visto che vi fa molto piacere vedere comunque quello che mangiamo, quello che non mangiamo, eccetera eccetera. Oltretutto molti si sono accorti che le mie abitudini alimentari sono un po' cambiate nell'ultimo periodo e questo è vero. Per esempio, quando è che mi vedevi mangiare gli yogurt prima? Vabbè, tu hai smesso di mangiare catrame e hai iniziato a mangiare cera. Sono fiero di te. Grazie. Adesso abbiamo fatto la spesa, oltretutto l'ho dovuta fare in due posti differenti perché non c'era la frutta che volevo da una parte e quindi ho dovuto farla sia da una parte che dall'altra, cioè non c'erano tutte le cose che mi servivano solo da una parte, quindi l'ho fatto prima da una parte e poi dall'altra. E adesso che arriva vi faccio vedere appunto che cosa sono, che cosa ho preso, e perché praticamente, allora, io non vi ho parlato specificatamente di quello che sto facendo adesso e però molti sono interessati, soprattutto per la gravidanza. Molte volte mi è stato chiesto: ma tu dato che hai dei chili in più, come ti stai regolando sulla gravidanza, su quello che stai mangiando, eccetera eccetera. Allora, io vi dico che sono al quinto mese e ho preso solo 3 chili, che in 5 mesi di gravidanza vanno assolutamente più che bene. E la cosa è questa: a me il mio dietologo, sì, buonanotte, a me il mio ginecologo non mi ha messa a dieta, mi ha semplicemente detto: guarda, fai così, fai quelli, questo è meglio, questo è peggio, evita questo, evita quest'altro. E ogni volta, io tra poco ho la visita, infatti vi porterò con noi, non vedo se è l'ora di rivedere Zoe, mamma mia, sono emozionatissima perché penso che sia la parte più bella della gravidanza, il fatto che ogni volta vedi che cresce sempre di più, sempre di più, sempre di più, è, vi giuro, mamma mia, bellissimo. Non vedo l'ora, vi giuro, con tutto il cuore non vedo l'ora. Comunque, il fatto sta che appunto questo lunedì appunto andremo a rivedere Zoe. E non vedo l'ora. E però, ripeto, il mio ginecologo, sì, sì, no, detto bene, il mio ginecologo non mi ha dato, non mi ha messo a dieta, non mi ha detto non devi fare, mi ha dato dei suggerimenti. Seguendoli sto riuscendo ad andare molto bene, meglio di quando non ero incinta, e soprattutto il mio corpo è cambiato tanto, le mie abitudini alimentari sono cambiate, ma perché è il mio corpo che me l'ha comunicato. Penso che sia perché so che assimilare delle cose rispetto che ad altre faccia bene alla bambina, quindi io so che, anche se probabilmente è inconscia come cosa, perché non è che mi metto lì a ragionare o non è che sono proprio fissata, però vedo che sto prendendo delle scelte che potrebbero essere rilegate come più sane. E però in modo, io scusatemi, mi sento ho abbracciato il cane, mi sento piena del suo manto, però non lo sto facendo completamente apposta, certi aspetti ovviamente sì, perché ovviamente la salute della mia bimba è la prima cosa, però comunque in linea generale è proprio il mio corpo che rifiuta molti cibi. Una cosa che il mio corpo rifiuta tantissimo è la cioccolata. Mi viene mal di stomaco se mangio la cioccolata, mi viene male, cioè mi lascia una bocca brutta, non so come dirvi, mi sento appesantita, cioè proprio male, e prediligo gli agrumi, quindi sto andando avanti con agrumi eccetera eccetera. Adesso che arriva la spesa ve la faccio vedere, ma intanto, mamma mia raga, non vedo l'ora di togliere quel coso, è veramente brutto. Oh no! Cavolo, amore, si è sollevato completamente l'oscurante. Madonna mia, raga, che stiamo dando precedenza alle cose in casa. Voi non avete idea di quante cose stiamo facendo questi giorni.
quindi non siamo ancora andati a scegliere le cose definitive che metteremo, cioè ne abbiamo viste alcune che ci piacciono, però dobbiamo avere il tempo di andare lì fisicamente, dire quella e prenderla, e probabilmente dobbiamo anche ordinarle perché sono 180 metri quadri tutto l'intero giardino, quindi è possibile che non troviamo nemmeno tutto. Vabbè, raga, lasciamo perdere. Allora, comunque, dicevo, oddio, no, questa non è la luce, questa è la luce, no, what? L'avete visto, eh? Io l'ho spenta, si era accesa da sola. Vabbè. Ok, comunque dicevo, mi stanno chiamando. Salve, sì, buonasera, mi dica. Ah, vabbè, guardi, era una mia voglia da donna incinta, quindi se è simile va bene uguale. Va bene lo stesso. Ti ricordi che ti ho detto che ho voglia di melone da prima, no? Mi fa la signora al telefono, guardi, il melone proprio non c'è, quello giallo, ci sta quell'altro, come si chiama? Il melone. Il melone arancione. E io gli faccio, beh, guardi, era una voglia da donna incinta, sai come mi ha risposto? Madonna mia, speriamo che non mi viene l'orzaiolo a me allora. Perché si dice che chi non dà la cosa della voglia si prende l'orzaiolo. Cioè, se io ti chiedo, che ne so, però è una diceria, se io ti dico tipo, amore, voglio la pesca e tu non me la prendi, tu ti prendi l'orzaiolo. Purella, però non era colpa sua, mi dispiace, vabbè. Stavo dicendo che poi ho una grandissima voglia di melone, vi giuro. Cioè, proprio quello su super succoso, mio Dio. Andiamo, vabbè, comunque. Non è ovviamente sponsorizzato, soldi miei, pianti miei. Rene mio, non so se vi ricordate, ma nel mio Instagram avevo chiesto di suggerirmi un buon illuminante. Io ho ancora quello della MAC, che mi piace tantissimo, però il problema è che prima di tutto resiste poco, cioè veramente tu lo metti sopra e tipo dopo mezz'ora, un'ora già non sei più tutta illuminata e quindi già quello non mi fa impazzire. E poi soprattutto c'è il problema che non è particolarmente, no? Quell'effetto wow, mi illumino di mezzo da sola. Cioè, spegnete le luci, vi illumino io. No, non c'è quell'effetto. E allora, io ho letto tutto quello che mi avete scritto, tutto, giuro tutto. Uno era che mi avete scritto praticamente tutte, quello di Becca. E io ne ho già uno di Becca, so quanto è buono, non so dove ce l'ho. C'ho quello di Becca però sul lillino, che è bellissimo, ma con questa colorazione che ho adesso non mi sta bene. Volevo prendere quello doratino di Becca, ma il problema è sempre uno che, essendo sempre a polvere, anche quello avevo paura che mi durasse poco. Tra quelli liquidi che mi avete suggerito, questo era tipo, no, non so in quante me l'avete detto. Una cosa che mi sono chiesta è perché nessuna di voi mi aveva consigliato né Fenty Beauty né Huda Beauty come illuminante liquido. Non lo so, ma nessuno di voi, cioè nemmeno un commento, giuro, non mi è arrivato manco un commento. O me lo so perso io, ma comunque nella mischia non c'era. Quindi io volevo prendere quello di Huda, però ho detto, ma qua non me lo sta consigliando nessuno, ma siamo sicuri? Invece questo me l'avete consigliato in tantissime. E appunto è un illuminante così, fatto così. Lo andremo ad utilizzare, magari faccio un get ready with me se volete prossimamente. Lo andremo ad utilizzare, vediamo com'è. Secondo me potrebbe darci dei bei risultati, perché veramente in tantissime mi avete detto che poi userei questo come base e poi sopra il mio dorato. Quindi comunque questo lo userei come base. In più, per far durare il tutto ancora di più, ho comprato anche questo qua. Mo' è da tantissimo che io non avevo praticamente più comprato nessuno spray fissante per il trucco, cioè anche no, io mi trucco sempre. Non avere uno spray fissante per il trucco è tipo, ma what? E voglio provare questo qui che a quanto pare, cioè, quello che promette è tanto, raga. Cioè, anzi, non so nemmeno se le promesse sono troppo alte rispetto a quello che poi farà davvero. Se l'avete già provato, questo qua di fissante trucco, ditemi come vi siete trovati, perché le premesse sono veramente pesantemente buone, quindi anche questo lo proveremo magari nel get ready, fatemi sapere se lo volete. Poi ho comprato una matita nuova per sopracciglia perché la mia non c'era, soprattutto nella colorazione che mi serviva non ci stava. Una delle recensioni è: fa un effetto troppo finto.
Non mi piace perché fa un effetto troppo finto, ho detto, ecco, la mia. Poi ho comprato questo, praticamente è un dentifricio per sbiancare i denti, vediamo se funziona davvero. E l'ultima cosa è questo qui. C'è stata una tesorina, infatti, che nel video tipo di ieri mi ha scritto: Chiara, devi provare assolutamente le gocce magiche di Collistar. Sì, lo sapevo, infatti stavo aspettando. Tecnicamente questo pacchetto mi doveva arrivare l'8 e invece è arrivato oggi che è il 4. Cioè, io tipo... Sephora, ti amo. E proviamo. Dato che non so se le due Fake Tan vanno in conflitto, si dice così? Non lo so, ma cioè, insieme potrebbero non andare. Nel dubbio, ovviamente, adesso mi faccio uno scrub, quindi dovrei tecnicamente andare ad eliminare il colorito che ho ottenuto ieri. Non lo so, vediamo. Olè. Proviamo. È arrivata la spesa mentre mi stavo lavando. Piselli arrivati. Comunque vedete che mi si sta togliendo un pochino quello di ieri. No, ne ha presi 5. No. Dimmi okay. Che non c'è la pesca. Dimmi che non c'è la pesca. Che strano. Vabbè, ci ho preso dei mix un po' strani. Noi volevamo solo le mandorle perché sto mangiando le mandorle come snack. Stiamo. Le mandorle e lei me le sta rubando. Insalata, questa è l'insalatona che stava in offerta, quindi vediamo. Le Simmental sono di Alia, non sono di certo mie. La gnocca è mia. Mamma mia, quanto avevo voglia di gnocca, perché è fresca. E scusa zio, questo è il famoso coso del quale avevo voglia. Salmone affumicato da farci la pasta. Questa ce la faccio con la panna però, sano sto cavolo. Sto cavolo. Fantastico. Allora, questi li adoro. È ananas già tagliata a cubetti. Per me sono straveloci, perché a me prendono gli attacchi di fame, soprattutto con questa gravidanza. E sono comodi. Sì, questi sono cubettini di prosciutto cotto. Questo l'ho comprato e l'ho comprato anche dall'altra parte. C'è il galbanino per me. Poi... E un chilo di limoni. Sì, ho preso i limoni perché ci faccio un sacco di cose. Tanti limoni. Tantissime cose ci faccio con i limoni. Ok, questa era una mini spesa perché... Ah, e c'è la Coca-Cola laggiù. Sì, sì. E... Cos'era questo rumore? Abbiamo dei vicini. Ah, comunque, vi faccio lo svuota spesa del dopo appena arriva e adesso torniamo in bagno. Non è male. Inizio da qua. Questo è decisamente più scuro dell'altro e infatti decisamente mi piace di più. Ok, vediamo un po' che succede. Ci rivediamo tra poco quando arriva la spesa e vediamo i cambiamenti di questo. Ha portato le buste qui? Penso di andare a prendere. Quindi la prenderino, aspetta che lo voglio. Secondo svuota spesa, tra 3, 2, 1, pannocchie, prosciutto cotto, altre pannocchie, insalata e grana padano. Queste sono le cose preferite di Lara, lei ama le carbs, ovviamente una ogni martedì proprio perché, cioè raga, questa è una cosa... impossibile. Questo è il reparto di Ale, regà, mamma mia, no. Allora, prima di questa gravidanza vi avrei detto mamma mia che buono di qua e di là. Adesso si è comprato questo, cioè solo l'immagine non mi... infatti queste penso che me le lascio fare a lui, regà, scusate se è così. E si è preso anche queste, che già queste pure ma ham and cheese flavor, cioè no. Ho fatto anche una scorta di pesto. La pasta al pesto è molto apprezzata in questa casa, addirittura ne ho prese 3. Peccato perché non riesco mai a trovare questo, che è il nostro preferito alla genovese senza aglio. Purtroppo non c'erano le piadine che volevo io. C'erano soltanto queste qua, Carrefour, però io avevo preso quelle ai cereali. Però vabbè, c'erano queste, ha preso questo. E adoro le piadine, non mangio più pane da non so quanto, però se ne ho voglia mi faccio una piadina perché raga, le piadine sono troppo buone. Ah, ovviamente specifico perché, cioè, non è che non mangio più pane perché, oh mio Dio, il pane no, no, semplicemente non... Io vi ho già detto che con questa gravidanza sto un po' strana. Ah, guardate che ho comprato a Lara, la maglia dei secondi Minion, che bella, appena l'ho visto ho detto no. Ti prego, e poi allora in realtà la maionese non è che piaccia tantissimo, gli piace più il ketchup, ma quando ho visto il mio ho detto no, che carino, l'ho preso. Sì, mi sono lasciata trasportare dal packaging, quanto sono scema. Poi
Mamma mia, raga. Questo è mio. Mio e di Lara, perché Lara le ama queste cose. Anguria. Sì, quella di mia mamma l'ho finita tutta, se ve lo state chiedendo, sì. Infatti dovrei andarci un po' con calma, perché l'anguria è piena di zuccheri. Però, raga, che buona. Più che altro perché con sto caldo, cioè, mettersi a fare mocicone una pasta... Invece l'anguria, madonna mia, un buon secondo, tipo con i pomodorini, qualcosa di questo tipo, e l'anguria che è fresco. Mamma mia, raga. No, vabbè, io non ci credo. Allora, io qualcosa la devo sempre sbagliare. Ma che... Amo, ti prego, vieni. Non ci azzecco mai una. Che hai fatto? Ti ricordi che ti ho chiesto se sta settimana volevi le zucchine? No. Stavolta ne ho selezionata una. No, vabbè. E letteralmente me ne è arrivata una. Cioè, prima 8 kg, poi una. E invece qua c'è un errore. Sono arrivati due cocchi, non so perché. In casa nostra i zucchini non vanno, raga. Non vanno di moda, a quanto pare. Ah, per chi me l'ha chiesto, ovviamente sì, le abbiamo consumate, ma anche in poco quelle altre zucchine, perché ho fatto una frittata di zucchine, ho fatto della pasta con le zucchine, un'insalata di zucchine, e poi ho fatto la mousse di zucchine, ho fatto un sacco di cose con le zucchine, raga. Cioè, è come se non avessimo mai mangiato sempre zucchine, ma sempre cose diverse, quindi vabbè. Noi e la nostra unica zucchina faremo un piatto di pasta con la zucchina nel caso. Quindi il cocco mi è arrivato a due. Raga. Comunque, sono contentissima che ho trovato questi. Questi sono gli Swiffer bagnati per lavare per terra. Mi ci trovo da Dio. Ah, vabbè, qui ho preso un po' di pasta perché c'era finita. Questa è la mia pasta preferita. Indovinate per chi è questo piccolo? Spaghetti. Quanta italianità. Intanto che aspetto che Ale finisca la sua call di lavoro e apra il cocco, io vado a registrarvi un video che volevo registrarvi già da tanto tempo e che voi vedrete presto sul canale e vedrete delle belle. È arrivato il gran momento, signori. È arrivato la rotina. È arrivato il momento del cocco. Il problema è che lavora di qua, lavora di là. Si sono fatte le 22:55, no, quindi dobbiamo farlo. Non è colpa perché sono rimasto io in call per troppo tempo. Sì, dobbiamo farlo in super silenzio, però raga, lo vorrei fare domani, ma vi giuro, una voglia di cocco pazzesca. Quindi vicini, perdonateci. Non lo puoi fare addosso a te. Amore. Amore, ti devi mettere per terra. Ok. È secco, non è buono. Ma no, è marcio proprio. Vediamo. È marcio. Perché non c'era il latte. Guardate. Dobbiamo chiedere un refund a questo? Puzza. Oddio, perché l'ho adorato. Questi sono i momenti nei quali mi scordo di essere incinta e avere l'olfatto più delicato. Diciamo questo. Oddio, puzza anche questo. Quante cose stanno volando, non avete idea. Questo è cocco. Sto impazzando in questo momento. Sì. Mm-hmm. Lo volevo da un botto, però non lo trovavo mai. Mamma mia, grazie signore, che hanno preso i tre. Mm-hmm. Ma vi giuro, è pazzesco. Da una bimba felice e il suo cocco, ore 18, sempre qui. Andate i cocchi. Sempre su questo canale ad aprire cocco. Cocco bello, cocco fresco. Yummy, adoro.